Arrivando in fondo, devo dire, fortunatamente abbiamo avuto due partite di playoff, fortunatamente abbiamo avuto la ripresa, perché la ripresa comunque è stata positiva anche per dare un senso di normalità un po' a tutti, nonostante purtroppo i tifosi non abbiamo potuto averli a seguito, però almeno si è dato un senso di vita normale dopo quel che era successo per questi 2 mesi e mezzo, tre veramente difficili per tutti. E meno male che sono state anche la ripresa, un po' di allenamenti e due partite, perché secondo me queste due partite sono comunque, queste settimane insieme, al di là delle due partite giocate, ci hanno dato una visione anche della squadra, magari di alcuni elementi che abbiamo visto di meno o determinati giocatori, anche sia caratterialmente che in campo, in maniera, abbiamo approfondito un po' le conoscenze su alcuni giocatori che magari ce ne avevamo avuti fino alla partita di Pontedera. Meno, sia perché il mister è stato meno con noi, sia perché noi magari abbiamo avuto meno occasioni di vederlo. Rimane l'amaro in bocca per la finale della stagione immenso, credo per me come per voi, perché avere portato un gruppo così a Carpi, che ha dimostrato di giocarsela con grande carattere, grande voglia e devo dire con assolutamente meglio della squadra avversaria e si poteva immaginare un filone che poteva portarci lontano. Devo dire che l'amaro in bocca rimane ancora adesso, l'avevamo immediatamente dopo la partita, che era una cosa, e adesso forse è quasi di più, perché comunque è così. Poi si dice sempre, si parla sempre del nostro girone come il girone tecnico, sì, però, e poi alla fine in semifinale ci vanno sempre due squadre del girone A e chissà dove possono arrivare, perché io sono convinto che qualche sorpresa ancora da qua alla fine ci sarà di sicuro. Quindi l'amaro in bocca rimane perché secondo me la qualità, sia umana che in campo, quest'anno ne avevamo messa tanta e stavamo facendo molto bene. Poi, adesso poi faccio entrare a voi in questo discorso di fine stagione e tra la fine e l'inizio devo dire che c'è una cosa molto positiva nelle mie stagioni, devo dire che forse è una delle prime stagioni dove ci abbiamo quattro cose fondamentali al di là del presidente, perché c'è un allenatore che continua con noi il cammino, che conosciamo bene, che sa pregi e difetti di tutti, un direttore che prosegue, uno staff costruito molto bene e in campo abbiamo, mi viene da dire, poi la parte tecnica come tutti gli anni la lascio a voi che siete i veri tecnici della valutazione, però credo che abbiamo 12, 14, 15 giocatori che possono far parte di un gruppo importante che ancora di più dopo il 2-2 di Carpi ha dimostrato di poter stare in campo e di poter ambire a qualcosa di veramente importante. Quindi secondo me delle cose positive assolutamente in quest'anno così difficile comunque le abbiamo viste e per il futuro vedo molti più aspetti positivi di aspetti negativi che ci abbia lasciato questa stagione, nonostante la cosa più negativa che l'amaro in bocca di non essere passati, perché secondo me adesso, domani sera ci saremmo stati ancora noi a giocarcela. Chi interviene? Dite. Grazie, Presto. Vai, mister. Allora, sono parole, primo, condivise, secondo, fisiologicamente l'amaro in bocca non è ancora passato, perché anzi, più giocano, sono arrivati alle semifinali e più si accresce un po' il rammarico. Il direttore non lo sa, noi avevamo fatto un po' di tempo fa un altro playoff ed era un playoff differente perché noi abbiamo perso una squadra più forte di noi, abbiamo perso a Foggia col Foggia e ci stava tutto. Questa volta fa un po' più di fatica ad andare giù per il semplice fatto che noi eravamo un po' tutti convinti. Ma non solo preso dal direttore, da me, da uno staff, io nei sacrifici di tutti aggiungerei anche la struttura sanitaria, cioè lo staff tecnico, la struttura sanitaria, di aver fatto dei sacrifici importanti e aver, con dovizia di particolare, cercato anche con scrupolo di mettere a posto tutte le cose perché eravamo convinti di poter far bene senza essere presuntuosi e cose, anche perché poi quando cominci a vincere, andare avanti, ti porti anche un'onta emotiva importante, che è una categoria come la Lega Pro,
può, a mio avviso, fare la differenza. E quindi noi avevamo messo un po' in ordine tutto quello che a livello organizzativo, a livello emozionale era da mettere a posto, e siamo andati a Carpi convinti che noi a Carpi due tre cogli glieli facevamo. Che poi così è stato. E l'unico vero grande rammarico è che stavolta la fatica a scendere giù, perché noi abbiamo perso una squadra inferiore a noi, o almeno per essere più precisi, in quel momento inferiore a noi. Io penso più per merito nostro che per demerito loro. Però poi vieni a casa, non perdi, fai due partite, cinque gol, un playoff, sono sempre importanti. Quelli che sono arrivati in fondo hanno fatto due gol. Con tutto il rispetto che ho per il Novara, la prima partita con l'Albino Lef, secondo me non meritava più l'Albino Lef. È tutto condivisibile e in base anche alla conoscenza che io ho del presidente, del club, dei dirigenti, del mio rapporto con Fabio Artico, il direttore, in questi mesi qui, penso ci siano delle buone basi su cui ripartire. Prima di analizzare quelle tecniche, penso che abbiamo le giuste motivazioni per cercare di fare le cose in senso ambizioso, essendo molto seri sul lavoro, abbastanza sul pezzo dalla mattina alla sera per poter determinare un campionato importante. Noi vogliamo fare un campionato importante e, come lei diceva prima, Press, abbiamo un piccolo grande vantaggio. Non partiamo da zero. Non cambiamo 17 giocatori, non cambiamo tanto il gruppo tecnico a livello di staff e a livello di calciatori, hanno dato buonissime risposte. Io sottolineerei quelle degli uomini, anche perché a parità di giocatori gli uomini faranno la differenza. Sono stati professionisti esemplari nelle difficoltà, perché la ripresa post-Covid ha creato difficoltà, noi le abbiamo superate in maniera molto disinvolta, e quindi si parte con quel vantaggio lì di avere consapevolezza su quello che dobbiamo fare, e in questa nuova esperienza abbiamo anche il vantaggio che possiamo poggiare su una buona base. Questo è la mia visione di quello che è stato e di quella che è la visione di quello che sarà. Sì, per me poi la mare in bocca, devo dire, è quasi doppio, nel senso, quando ci hanno ovviamente fermato a Pontedera, noi siamo arrivati quinti, ma con questi valori non saremmo mai arrivati quinti, perché mi viene da dire che le squadre sopra le avremmo scavalcate e avremmo ottenuto un playoff migliore come posizione, perché sono convinto che eravamo in crescita, in costruzione ancora, perché lei anche era arrivato da poco, quindi determinate cose dovevano ancora inculcarsi un attimo nella squadra, anche caratterialmente. Però noi quinti non saremmo arrivati, siamo partiti da quinti, che è stata una posizione che forse non ci competeva effettivamente per i valori che abbiamo poi dimostrato. Quindi anche quello è stato un discorso un po' così. Per far incominciare Fabio, mi vedo che la stagione prossima, al di là dell'obiettivo, che poi io ho l'obiettivo, ma Fabio lo sa molto bene, in potenziamento e completamento di un gruppo di uomini che hanno un valore importante, valutando ovviamente scadenze che ci sono, i prestiti, che cosa si può fare. Però partendo quasi dagli uomini, e lì entro nel discorso della mise più che quasi dai moduli, nel senso che i moduli vengono un po' fuori anche dagli uomini che abbiamo, poi il mister è bravo a metterli in campo, e di conseguenza se hanno dei valori umani e bisogna integrare una squadra potenziandola e rafforzandola, ovviamente questo è quello che bisogna fare. Sarà un bel lavoro naturalmente, per rinforzare una squadra comunque già costruita bene, che sta lavorando bene, è importante, e non bisogna cercare di fare meno errori possibili, però è questo l'obiettivo secondo me, potenziare e integrare una base che vediamo negli occhi dei giocatori, al di là delle qualità, che effettivamente possono essere quelli giusti per poterci dare le soddisfazioni che vogliamo. Fabio? Ma sì, infatti, ma sì, nel senso che io credo che l'amarezza più grande è non aver avuto il tempo di poter vedere al lavoro
nei mesi di lockdown questo gruppo e l'allenatore, il mister, perché credo che il gruppo questo gruppo qua non abbia fatto vedere i veri valori, cioè i propri valori fino in fondo, non c'è stato il tempo. Ho visto un gruppo sin da febbraio che è comunque cambiato anche nel mercato di gennaio in maniera anche abbastanza profonda e importante. Il rammarico è non aver visto questo gruppo lavorare con il mister e lo staff per i mesi successivi, cioè tutto si è fermato a fine febbraio. Il mio rammarico più grosso è non aver visto lavorare a marzo, aprile, maggio, prima dei playoff, questo gruppo di giocatori, allenatore e staff, perché nel mese prima dei, insomma, nel mese di giugno io ho visto una crescita e l'uscita di certi valori di questo gruppo che secondo me sono la base per iniziare a costruire qualcosa di importante il prossimo anno, e questo va merito al mister, allo staff e al valore dei giocatori morale e tecnico. Quest'anno insomma è stato un anno un po' particolare perché siamo partiti l'anno scorso con una politica, poi pian piano starà facendo, grazie anche all'impegno e alle risorse messe dal presidente, abbiamo cercato di costruire un gruppo che potesse essere un punto di partenza per quest'anno che sarà un anno importante. Quindi credo che si sia fatto un percorso attraversando anche momenti difficili, ma in questo momento mi sento di dire che intanto devo cercare di mettere via velocemente la rabbia dell'uscita ai playoff in questa maniera. Però poi quello che mi rimane sono delle certezze per il prossimo anno. Quindi insomma non vedo l'ora di iniziare, ecco, sotto questo punto di vista. Certo. Domani si può ricominciare a lavorare tranquillamente in maniera tosta. Il campionato incomincerà il 27 di settembre, da quanto ci hanno comunicato, quindi questa è una roba certa. Ci si ritroverà, mi direte voi, metà agosto mi viene da dire, o quando sarà, per poter preparare il tutto, anche perché il mercato invece è rimasto alla data del 1 di settembre, Fabio, se non inizia il 1 settembre e finisce il 4 o il 5 di ottobre. Quindi sì, ci saranno però precontratti, un qualche cosa, giocatori che saranno per forza di cose rescinderanno con le loro squadre per ritrovarsi con la squadra prima, perché mi viene da dire dall'1 al 27 è mini ritiro, ma in verità è come una pausa invernale, perché sono 27, cioè non è proprio un ritiro vero estivo. È vero che sarà una stagione leggermente diversa, è vero che sarà per tutti così, però ecco, mi viene da dire che una delle cose che importanti, dato che non dobbiamo trovare 15 giocatori nuovi, ma dobbiamo trovare dei giocatori giusti, ma non sono tantissimi, sono forse giocatori anche pronti, tra virgolette, che magari non hanno smesso di giocare, o non troppi che abbiano smesso di giocare 6 mesi fa, perché quella è una cosa che averli il primo d'agosto magari, e doverli poi il primo di settembre magari, averli 27 giorni e poi doverli mettere in campo, come abbiamo sempre visto, mercato di gennaio è un conto, perché lì è un po' un punto interrogativo, cambiano squadra, quindi hanno bisogno di, però quando ti entrano poi a fine ritiro, sono sempre i primi che magari si fermano, i primi a prendere i problemi. Quello sicuramente sarà un discorso poi da fare, perché effettivamente quella di averli pronti poi quando il 27 settembre che comincia il campionato è troppo importante, non aspettare i giocatori. Quello credo che Fabio sia una delle cose che bisogna stare attenti. Con uno o due certo si può fare, perché magari li conosci maggiormente e dici comunque in questo periodo non sono stati fermi a far nulla, ma hanno fatto qualcosa. Altri forse conviene averli pronti, che al mister li vedi arrivare in ritiro, no? Come se fosse il primo giorno di scuola, ma come se fossero già arrivati sono già un po' più pronti. Arriviamo da un periodo eccezionale, pensiamo soltanto che ci saranno dei ragazzi che rinizieranno a correre in squadra e allenarsi con le squadre dopo 6 mesi, perché poi fondamentalmente ci sarà gente che inizierà a fine agosto ed è da fine febbraio che non si allenano più con la squadra, quindi
sarà un mercato, avendo avuto giocatori noi che hanno dimostrato di stare bene in piedi nelle due partite di playoff, quindi aver fatto veramente tutti un qualche cosa durante questa pausa, perché si sono visti che praticamente nessuno ha avuto problemi fisici veri, cioè hanno avuto delle cosine, ma abbiamo portato avanti rispetto a quasi tutte le altre squadre, abbiamo portato avanti quasi tutta la rosa, Carpi eravamo praticamente tutti, e quindi comunque eravamo giocatori che quando si ripresentano siamo fiduciosi, convinti, li sentiamo, gli mandiamo i programmi, cioè sappiamo benissimo cosa fargli fare anche in questo periodo, al di là delle giuste vacanze che possono fare, però ci arrivano pronti, non ci aspettiamo che arrivino senza aver fatto nulla da Carpi a metà agosto, dico io, una data che poi confermeremo, vedremo. Quindi anche quello sarà importante nel momento in cui li acquistiamo, ovviamente, che i giocatori pronti o professionalmente, che sappiamo appunto che possono essere veramente pronti, perché sennò mi sembra, mister, che poi dopo lei, certo, si lavora bene, lo staff preparatissimo per metterli in campo il prima possibile, però ecco, incidenti di percorso per un motivo futile come quello di averli visti allenare 6 mesi fa l'ultima volta, magari evitiamo, no? Sì, si può evitare, poi lì andremo con scrupolo a vedere quello che si può fare in sede di analisi di mercato. Io non penso che possa toccare parecchie entità. Noi, almeno resta la mia visione, c'è da prendere 5-6 giocatori, preferibilmente che siano stati in attività in questo momento, che stiano giocando. Poi l'anomalia certo, salterà sempre fuori, o l'opportunità di mercato sarà sempre valutata. Io penso che il nostro staff, a livello anche di impegno, a livello di risorse, c'erano preparatori che hanno lavorato veramente in maniera precisa e anche con uno spreco di energia importante, perché ci voleva tantissimo tempo per raccogliere i dati, elaborare nell'elaborazione anche le difficoltà, l'aiuto che ci hanno dato anche i dirigenti, non so, Borio, ma anche Fede, è stato un sostegno, perché noi abbiamo giocato delle partite amichevole fra di noi al Mocca, e lo abbiamo fatto con una progressione logica, cercando di andare sui 50, i 70 minuti. Non abbiamo avuto problemi di tenuta sul gruppo tecnico che è passato. Merito, secondo me, va anche allo staff, che gli hanno preparato veramente con dovizia di particolare tutto. Da quel tipo di esperienza bisogna trarre le valutazioni importanti della scelta, non solo dei calciatori, ma degli uomini che compongono il futuro gruppo tecnico, perché io da sempre sono assertore che è un gruppo che ha valori morali, che ha un senso di appartenenza molto responsabile, possa essere il valore aggiunto per fare le cose fatte bene. Assolutamente, certo. Condivido. Parlando di cose più di Lega, diciamo, di regole in generale, mi si chiede sempre della riforma, giusto per tenervi edotti su questo, se ci sarà una riforma B, 2B, C, C1, quel che sarà. Per il momento non c'è nessuna riforma, in Lega non hanno comunicato assolutamente niente, ci sarà la riunione di Lega settimana prossima, ma sicuramente non ci sono riforme di alcun genere al momento. Poi magari diranno, per questo campionato, chi arriva in una certa base, poi nel 21-22 eventualmente ci sarà un qualche cosa. A noi adesso interessa questo campionato non ci saranno riforme, non ci saranno B1, B2 o robe del genere. I gironi ne si parlerà, saranno indicativamente squadre che saltano, non ne vedo poi così tante, devo dire la verità, alla fine magari cambia qualche proprietà, però alla fine squadre che saltano veramente, massimo c'è qualche ripescaggio, ma o qualche squadra che retrocessa che magari la riprendono, il regolamento adesso potrebbe essere quello, però il numero generale e i gironi saranno sempre quelli, come quantità di squadre all'interno del girone. Non mi aspetto stravolgimenti di geografici,
questo ci comunicheranno, ma al momento comunque avremo un potere di voto, ma di base anche per logistica, soprattutto in un periodo così, far spendere di più ancora le società per muoversi nord-sud sembra una cosa abbastanza stupida, oltretutto, perché è ultimamente stato così, soprattutto per appunto motivi logistici, motivi di spesa in un momento così, ovviamente credo che possa essere la cosa più logica mantenere tutto così. E quindi quel che posso aver chiesto delle avversarie, quali sono le papabili avversarie, beh, non è iniziato neanche il mercato, non sappiamo neanche, non sono neanche finiti i playoff più che altro, quindi su quello avversarie dovremmo essere bravi noi e avversarie dovranno essere gli altri attenti a noi, l'avversario numero uno di tutti dobbiamo essere noi, fondamentalmente, se qualcuno lotta per le posizioni che vogliamo arrivare a noi, quindi l'avversario nostro in questo momento. E le regole rimangono le regole di sempre, ci saranno forse delle regole nuove sui giovani, magari, che ci comunicheranno, tra o la solita o le liste, come era stato fatto un paio di stagioni fa. Questo dovrà venire dalla riunione la prossima settimana, sono cose tecniche queste all'interno, poi soprattutto a Fabio lo comunico, poi col mister ovviamente vediamo come comporre la rosa a seconda anche delle regole che ci daranno, perché quello è logico, bisogna seguirle, altrimenti vai, non si può fare. Una cosa per me importantissima ovviamente è riavere i tifosi allo stadio, e quella è la cosa fondamentale, quella è la cosa che bisogna stare molto attenti, di cercare in qualche modo di riaverli. Ci auguriamo che possa terminare o comunque affievolirsi del tutto il Covid, e quindi poter non rientrare nei mesi difficili che uno potrebbe pensare che possa essere difficile a settembre-novembre, potrebbero essere dei mesi più difficili dal punto di vista sanitario. Ci auguriamo di no, se ne sentono un po' di tutte, e non possiamo pensare noi adesso che cosa può essere, anche perché siamo tutti e tre oltretutto al di fuori completamente da qualunque previsione, non siamo né medici né sanitari né tecnici, né non siamo proprio le persone adatte, oltretutto anche gli stessi medici credo che non possano sapere prevedere il futuro, e quindi ci auguriamo che rientri nella normalità e almeno un tot di tifosi possiamo riaverli. Presumo che subito dall'inizio sarebbe una cosa che ovviamente ci aiuterebbe, saremmo tutti felici di tornare alla normalità. Per quanto mi riguarda è naturale che se ci fosse lo stadio limitato, i primi a essere dentro allo stadio, e mi auguro che sia non limitato ma aperto a tutti, sono naturalmente i vecchi abbonati, gli abbonati storici, a cui faremo ovviamente come sempre delle situazioni piacevoli, e però mi auguro sinceramente che non ci siano solo gli abbonati, non ci siano delle limitazioni, ma il calcio, come sempre, il calcio è, l'abbiamo visto in queste due partite che abbiamo fatto i playoff, il calcio è perché ci sono i tifosi, perché altrimenti è un altro sport. Sentire il mister mi fa molto piacere, ma tanto il mister quando si fa sentire anche con i tifosi, quindi lo sento lo stesso, i giocatori in campo, va bene così, l'arbitro quel che dice, uno si è fatto una cultura di sapere che cosa, cultura tra virgolette, di che cosa uno si dice in campo, e va bene così. Poi avere vicino i tifosi sinceramente è calcio, quello che abbiamo vissuto in queste due partite, emozionanti ovviamente, perché uno per la propria squadra ci mette il cuore ed è lì collegato, si estranea totalmente da tutto ciò che è intorno, però lo senti che c'è intorno, quindi non sentirlo è molto surreale, quindi mi auguro veramente di poter aprire lo stadio a chiunque e di averlo bello pieno il prossimo anno. Bello pieno, poi ovviamente il tifoso è la prima cosa che si chiede. Io negli anni, ma non ho cambiato, la volontà è sempre stata quella di poter competere il più possibile. Devo dire che quest'anno è qua, poi mi taccio, però quest'anno mister e Fabio dobbiamo vincere, cioè l'obiettivo è quello di vincere il campionato, cioè non lo nascondo, non dobbiamo tenerci lì a dire ma no, magari comunichiamo un po' meno, un po' di ma perché poi magari nello spogliatoio fuori comunichiamo, no, io lo dico oggi, non è che poi lo ripeto su ogni conferenza, ogni giorno ce lo ripetiamo, ma dobbiamo avere bene in testa che l'obiettivo è uno, quello di vincere il campionato, ed adesso che costruiamo da qua al 27 settembre la squadra e ci mettiamo lì per mettere gli uomini corretti, uomini con la U maiuscola e i giocatori, l'obiettivo è uno
ed è quello, qui lo dico, qui mi taccio, palla a voi, diciamo, che siete poi quelli che effettivamente quando scendete in campo, tutti scendiamo in campo dal lunedì alla domenica, ma siete voi che poi lavorate chi in un modo e chi per l'altro per raggiungere questo obiettivo, che è il sogno mio da sempre, il sogno di una città, il sogno di tutti i tifosi di Alessandria, che quest'anno deve essere l'anno nostro e appena riapriamo lo stadio, quell'entusiasmo che si deve ricreare immediatamente, quell'entusiasmo che c'era, mister, che lei ha visto bene durante la Team Cup, per esempio, o gli anni più belli con la finale, per esempio, della vittoria della Coppa Italia, o gli anni in cui c'era una squadra che esaltava il pubblico. Ecco, questo devo riuscire a leggerlo subito, i tifosi, per appena apriamo i cancelli del Mocca, entrare di nuovo a orde di tifosi, non cattivi, nel senso orde di barbari, ma orde di tifosi volenterosi che ci spingono alla vittoria, perché quest'anno deve essere l'anno della vittoria. Quindi poi palla a voi, sarete voi con me naturalmente bravi a dare questo sogno a tanti. Allora Pres, non faccia calcio... politico, No, il calcio per riappropriarsi di se stesso ha bisogno del pubblico, della gente, ha bisogno dell'entusiasmo di uno stadio, ha bisogno di tutto ciò. Per qualsiasi professionista che va a lavorare, io non penso ci siano tanti che dicono io voglio perdere, io non ho sentito pochi, io voglio vincere, anch'io voglio vincere. Ci sono le premesse giuste, dovremmo lavorare bene, dovremmo lavorare con scrupolo tutti insieme per cercare di raggiungere un obiettivo importante che nel frattempo è diventato storico ad Alessandria, perché ormai sono passati tantissimi anni che non si marcia per le prime due categorie professionistiche del nostro movimento. Sono pronto e ambizioso per vincere. Lei lo vedo molto carico, sicuramente ci aiuterà in questi mesi di mercato, sicuramente ci sosterrà come ha sempre fatto, perché questo io posso essere testimone anche di lunga conoscenza da parte della sua persona. È una persona sempre molto entusiasmante, perché oltre a far presidente si vede che è invaso da una passione viscerale verso la sua squadra. Noi, io, il direttore, questa squadra vorrà regalargli questo tipo di soddisfazione, anche perché giunto a questo punto forse se la merita, però ci deve aiutare. Cioè. E dopo lei mi capisce quando gli dico cosa intendo. No, ma glielo spiego io dopo, Angelo, non ti preoccupare. No, glielo spiego. Presidente, essendo stato molto buono, ho parlato di 5-6 calciatori, no 15-16, sarebbe stato drammatico per il direttore Artico. Perché io le dico, va bene, vinciamo, vi racconto io come si fa, compratemi 15-16 calciatori e poi mi mandate. E voi vi mandate da via a quel paese appena interrompiamo la comunicazione, ma 5-6, anche 12-15 li ha già, e quindi altri 15-16. Beh, intanto a Rosa da 30 non ve la faccio. No, ho capito, io 12 li voglio, che cioè, sono nostri per quello che hanno dimostrato. Come persone, noi abbiamo, scomodiamo anche i più. Noi, al netto che giocano o che non giocano, abbiamo bisogno di Gazzi, abbiamo bisogno di Cosenza, abbiamo bisogno di gente, perché penso possano essere veramente il pilastro emotivo e soprattutto a livello anche comportamentale per poter crescere Macchioni, mi viene il primo che le posso dire. Io ho bisogno di uomini, perché la mia visione su Macchioni, che io vedo un piccolo Cannavaro, mi serve un ragazzo, un uomo come Cosenza che mi dia una mano, come Alessandro Gazzi, è un ragazzo meraviglioso, gioca o non gioca, ma io vedo che in tutti i suoi atteggiamenti dà sempre una mano alla squadra. E
E gli uomini si vedono nelle difficoltà, quindi io partirei soprattutto da loro, tanto poi i valori tecnici e cosa è, avremo tempo per metterli dentro, perché lei ci aiuterà, è indubbio. Ha detto Gazzi, tra i vari fili conduttori che mi è arrivato, non so, dei giornalisti, da qualcuno, un po' tra le domande, Gazzi verrà, Gazzi è nostro, nel senso che Gazzi non è in scadenza, Fabio mi confermi, quindi Gazzi continua a essere con noi, qualcuno ha chiesto, viene rinnovato, no, rinnovato no, è nostro, di conseguenza Ale è assolutamente il baluardo, che con le sue caratteristiche, al di là del campo, morali, è sicuramente soprattutto, da parte, soprattutto. E ci servirà assolutamente, ma assolutamente no. Soprattutto per le qualità morali di Alessandro, sì, immense. E poi, l'utilità di quando viene chiamato in causa, che è sempre la volontà importante. Di proseguire il rapporto con Alessandro è proprio stata quella, cioè, certo, proseguire il rapporto, certo, perché innanzitutto è una persona che se lo merita, gente umile, ed è un buon esempio, ed è un esempio di professionalità, di serietà, e quelle sono state le basi per proseguire il rapporto, e credo che siano le basi della costruzione di un gruppo vincente. E Alessandro, secondo me, se noi vogliamo costruire un gruppo vincente, sicuramente il mister non a caso ha detto due persone, sicuramente persone come Gazzi e Cosenza, insieme ad altre, perché no, ma direttore, ci sono anche gli altri. Non si offendano Gazzi e Cosenza. Io ho detto perché uno c'ha 38 anni e uno ce n'ha 35. Sì, no, però sono i più vecchi calcisticamente. Ho nominato loro due per questo. Per contenuto morale che c'è dentro i calciatori, ma soprattutto dentro le persone. Certo. Ripeto, che giochino, che non giochino, sì, non, fa differenza, non fa differenza, perché l'hanno dimostrato, certo. Bene. Direi che questo è, nel senso che entrando nel merito dei nomi, degli acquisti, se Fabio ha già visto qualcosa, perché ovviamente in ottica di mercato andiamo a scoprirci su determinate posizioni, diventiamo leggibili, non possiamo né in uscita né eventualmente in entrata o di rinnovi, questo Fabio mi confermerai che non è che possiamo fare i nomi così, per me le tre facce che sono qui sono al di là di ovviamente tutte le persone che ci aiutano, da tutti, dai medici, dallo staff tecnico, dalle persone di sede, da tutti, dal settore giovanile, da tutti quelli che collaborano per raggiungere l'obiettivo. Le tre persone, la faccia noi ce la mettiamo sempre, siamo sempre qua, e quest'anno l'input è quello di vincere, e cercheremo Fabio per quel che può, mister per quel che può, io per quel che posso, e tutti quelli che lavorano con noi e per noi, di arrivare a vincere, che è l'unica parola che quest'anno possiamo pronunciare, mi viene da dire, e quindi dobbiamo assolutamente ottenere il risultato facendo tutte le cose come sempre fatte per bene, come sempre ci ha contraddistinto, mi ha contraddistinto in questi quasi 8 anni, 7-8 anni che sono ai grigi, quindi questo è, poi ci teniamo aggiornati, ci vediamo ogni due giorni, ci sentiamo e con Fabio quotidianamente per vedere un po' le trattative, che è anche il bello dell'estate calcistica, perché effettivamente poi è una cosa comunque divertente, è un lavoro, ma ovviamente se uno lo fa con passione diventa una cosa sempre divertente, quindi È vero. Cominceremo a mandarci messaggi alle 8 del mattino dei giocatori in giro per notizie. Però sono ancora finiti, noi la stagione l'abbiamo praticamente incominciata oggi, diciamo, anche se poi nei pensieri, anche, però ci siamo sul pezzo. Buon lavoro, buona stagione, ce lo diciamo da oggi, e tifosi, certo, cercheremo, che la cosa più importante ovviamente per uno che lo fa con passione, che non lo fa con secondi fini, il presidente, di avervi prima possibile, averli tutti prima possibile, perché è quel che fa il calcio, l'entusiasmo è ad andare avanti, lo danno loro, non è che lo danno, no, così, solo la maglia, diciamo, maglia che dal prossimo anno sarà ulteriore, più bella ancora del solito, ma mi fermo qua. Confermo. Buon lavoro ragazzi, mister, buon lavoro, Fabio, buon lavoro. Sì, volevo dire, presidente, scusi, sì, volevo infilarmi nei vostri messaggi delle 8, domani mattina mi infilo anch'io nel messaggio delle 8, vi faccio 5 nomi,
No, sto scherzando. Vabbè, basta che me faccia 15, poi dopo i 5 l'avevo. No, io ce li faccio. No, ce n'ho già 5, ce n'ho già 5, ho idee belle chiare. Dopo filtra lui. Sì, io filtro. Stavo scherzando. Sì, mica tanto. Ma farmene quattro, neanche secondo me. Uno lo conosco già. Uno lo sappiamo già. Va bene. Okay. Buon lavoro, forza Grigi. Grazie. Grazie, forza Grigi. Buonasera.